L'avevano cercata per le strade di Mosca, perché i randagi sono i più resistenti. Superati i test, l'addestramento, finché la cagnetta non fu pronta per la base allora segreta di Baikonur, nelle steppe del Kazakhstan. Era il 3 novembre 1957. Neanche un mese prima i sovietici, con il lancio del primo satellite, erano scattati in testa nella corsa alla conquista dello spazio. Spiazzati gli americani in piena guerra fredda, Khrushchev puntava al KO. Spediva nel cosmo un essere vivente prima del 40° anniversario della rivoluzione. Così Laika, in russo Kolei Kiabaia, salì in fretta a bordo dello Sputnik 2, ma era impossibile sopravvivere al suo riscaldamento atmosferico. Un viaggio senza ritorno, un destino segnato che scatenò proteste in tutto il mondo contro l'utilizzo di animali per test scientifici. Laika morì in orbita dopo solo poche ore, forse minuti, ma la propaganda disse che aveva resistito per giorni. Gli esperimenti continuarono nel 60, altre due cagnette, Bielka e Strielka, riuscirono finalmente a tornare sane e salve. E l'anno dopo toccò al primo uomo nello spazio, ancora un sovietico, Yuri Gagarin. Laika non ce l'ha fatta, ma sulla Terra è diventata una star, una stella che brilla ancora a 60 anni di distanza. Basta.